Bentornati a Qui Salute e Qui Talk, oggi parliamo di cuore, tante volte le nostre trattative riguardano l'epigenetica, se la genetica non si può cambiare al 30% perché ce la danno i nostri genitori, l'epigenetica dipende da noi, il 70%, buona alimentazione, movimento e soprattutto buoni rapporti, per i buoni rapporti abbiamo portato un professore del cuore. Eccolo, il nostro ospite Luigi Martinelli, un cardiochirurgo. Oggi parliamo proprio di cuore con lei e quando parliamo di rapporti epigenetici la parola importante è proprio il rapporto. Bisogna avere un cuore sano. Cosa fa un cardiochirurgo? Prima domanda. Allora, il cardiochirurgo si occupa di tutte le cardiopatie che possono trarre beneficio da un intervento. La cardiochirurgia è una specialità relativamente recente, dico relativamente perché si è cominciata a sviluppare negli anni 50 con l'implementazione della circolazione extracorporea che consente di fermare il cuore per il tempo necessario a curarlo, a riparare i difetti. In effetti i primi interventi venivano eseguiti su bambini o adolescenti con dei difetti congeniti. Poi si è passati a trattare le valvole. Chiaramente la circolazione extracorporea è una delle tappe fondamentali della cardiochirurgia perché permette di lavorare su un organo fermo ed esangue, altrimenti sarebbe come riparare un motore o pretendere di riparare un motore mentre funziona, che è una cosa assolutamente impossibile. Da allora gli sviluppi sono stati enormi. E tutti voi ricorderete l'avvento del trapianto di cuore o del trapianto di cuore e polmoni, il cuore artificiale, le valvole cardiache sempre più performanti e tecnologicamente raffinate. La cardiochirurgia ci ha abituato noi cardiochirurghi ad essere un po' sulla frontiera della ricerca medica, della ricerca tecnologica applicata alla medicina. E questo continua ad esistere. I nostri interventi diventano sempre meno invasivi, sempre più performanti e la tecnologia ci offre tutto, dalle piccole sonde al robot che è enorme. Se la qualità della vita dipende da noi, come diciamo, l'epigenetica chiamata, per cui addirittura il 70%, possiamo dare dei consigli perché soprattutto in cardiochirurgia le cose più diffuse possono essere anche severe. La cura adesso è indispensabile con l'ascolto anche del corpo, però... In realtà non si dovrebbe mai arrivare alla cardiochirurgia. L'importante per tutti noi è prevenire l'insorgenza delle malattie cardiache. Ovviamente le malattie congenite non possiamo prevenirle, ma tutto il resto dobbiamo sforzarci di evitarlo. Quindi dobbiamo praticare quelle che sono le linee guida, i consigli che ci vengono dati ormai da un'esperienza consolidata per quanto riguarda la cura del nostro corpo, la cura del nostro metabolismo, quindi alimentazione, attività fisica e attività relazionale, in modo tale da evitare da una parte lo stress inutile, cioè uno stress che non possiamo evitare, che anche quello buono che ci consente di avere quelle catecolamine che ci spingono a procedere, a svilupparci, a realizzare i nostri sogni. Ma quello stress sordo, sottofondo, è meglio evitarlo. E questo è possibile con una qualità di vita sana nella quale ci ritagliamo i nostri tempi e i nostri impegni. È importante sapersi ascoltare il nostro corpo e diventa determinante anche capire quali possono essere i farmaci innovativi, la qualità anche di certi interventi che voi potete suggerire. Assolutamente sì. Ci sono dei farmaci naturali che ci aiutano ad avere una vita sempre più tranquilla nell'ambito dello stress, come dicevo prima, inevitabile. Ci sono degli alimenti che dovremmo imparare ad utilizzare in maniera molto più costante ed altri alimenti che dobbiamo imparare ad evitare del tutto. Dobbiamo assolutamente evitare quelle abitudini ormai note a tutti che sono assolutamente incompatibili con una buona qualità di vita, come il fumo ad esempio, come l'utilizzo eccessivo di bevande alcoliche,
il bicchiere di vino a pasto, di vino rosso fa bene, il bicchiere di whisky la sera, pensiamoci prima che diventi un'abitudine. Piccole cose, però tutte funzionali a vivere meglio. Tra le domande è arrivata quella della sternotopia, cioè proprio l'idea della paura di grandi incisioni. Esistono ancora? Allora, sì, entriamo qui nel vivo della cardiochirurgia. In realtà la sternotomia è... La sternotomia, tanto per chi non fosse pratico, non avesse avuto occasione di avvicinarsi alla cardiochirurgia, è il taglio centrale nel torace che consente di accedere a tutte le strutture cardiache e anche polmonari. Quindi come via di accesso chirurgico è una via estremamente vantaggiosa, facile per l'operatore. Tuttavia è effettivamente importante, è veramente una, diciamo così, un trauma d'accesso, come lo chiamiamo noi, alle strutture cardiache, che se possibile deve essere evitato. Alcuni interventi la richiedono, però sempre più frequentemente si possono utilizzare delle vie alternative. Tecniche mini-invasive, possiamo dire questo? Diciamole così, diciamole tecniche mini-invasive, che consistono nell'arrivare alle strutture cardiache attraverso gli spazi tra le coste. E gli spazi tra le coste ovviamente vanno raggiunti, quindi una piccola incisione cutanea è sempre necessaria, cioè la cute deve essere in qualche maniera incisa, però dopo all'interno con particolari strumenti si riesce ad operare in maniera efficace proprio sulle strutture del cuore, sulle valvole e anche sulle coronarie. Ecco, malattie delle valvole tra le richieste proprio per capire le nostre valvole come funzionano. Le valvole sono dei diaframmi posti tra le varie strutture del cuore. Tutti ormai sappiamo che il cuore è diviso in quattro camere principali, gli atri, due atri e due ventricoli. E poi al cuore sono connesse le principali arterie e le principali vene. La mitrale, ad esempio, come si ammala? La mitrale si ammala in due modi. Può restringersi oppure può perdere la sua funzione di diaframma, quindi può diventare insufficiente. Se si restringe, il sangue fa fatica a passare attraverso la mitrale. Se diventa insufficiente, il sangue ritorna indietro verso i polmoni, perché la valvola mitrale è messa tra i polmoni e il cuore, e tra i polmoni e la circolazione, diciamo così, sistemica, quella che ci porta il sangue nei vari distretti dell'organismo. La valvola aortica invece? La valvola aortica è messa invece tra il ventricolo sinistro, che è la vera pompa potente del nostro cuore, e il nostro corpo. Anche quella impedisce al sangue che il cuore è riuscito a mandare in circolo di tornare indietro nel cuore e intasarlo. Le protesi valvolari possono essere biologiche o meccaniche? Sono le due grandi categorie di protesi. Le protesi biologiche sono sempre costruite artificialmente, cioè sono fatte o con vere valvole, di solito porcine, provenienti dal maiale, montate su delle strutture di supporto, oppure con dei tessuti sempre di animali, che sono in genere rappresentate dal pericardio bovino, dal pericardio di vitello, che opportunamente trattate vengono anch'esse montate su delle strutture in modo tale da poterle mettere al loro posto. Tra le domande di genere, tante volte si dice è un uomo a cui è venuto l'infarto, però non assolutamente per genere, tante donne purtroppo hanno lo stesso tipo di problema, ancor più che gli uomini. Purtroppo sì, teniamo conto che il periodo di protezione biologica della donna forse è più prolungato rispetto a quello dell'uomo, per cui durante l'età fertile la donna è protetta dalla maggior parte delle malattie degenerative, perché la natura è strutturata per la riproduzione del genere umano. Quindi dopo una certa età, diciamo così, perde interesse a proteggere il singolo, perché l'interesse della natura, intesa nella sua accezione più vasta, è nel prolungare la specie umana. A quel punto anche la donna va incontro alle, diciamo, alle malattie degenerative cardiache come l'uomo. E però
ha delle particolarità, cioè il cuore della donna è diverso da quello dell'uomo, si ammala in maniera diversa. L'uomo ammala le coronarie in misura facile da trattare sia per il chirurgo sia per il cardiologo. Le coronarie della donna sono molto più difficili da trattare. Nella donna si ammala di più la valvola mitrale, nell'uomo si ammala di più la valvola aortica, cioè ci sono delle differenze di genere che sono importanti. Poi la donna va incontro a quello che viene chiamato crepacuore in termini così molto popolari, che in termini tecnici si chiama takotsubo, cioè il cuore in pratica smette improvvisamente, si indurisce, smette di funzionare a seguito di una forte emozione. Questa è una situazione che può capitare all'uomo e alla donna, ma capita prevalentemente nel cuore femminile. Questa è una delle caratteristiche, diciamo, peggiori, se vogliamo. Grazie a Luigi Martinelli, che teniamo qui tranquillamente per parlarci anche e soprattutto di problemi di cuore, di rapporti, perché sicuramente ci arriveranno un sacco di domande, di richieste per capire, ma allora gli uomini ce l'hanno un cuore o no? Ups, e con questa domanda rimaniamo, perché il crepacuore non può arrivare soltanto ad essere di genere femminile, anzi. Vediamo di capirci meglio, soprattutto ci aspettiamo in una prossima puntata, perché abbiamo la fortuna di avere un cardiochirurgo che ci spiega la differenza di genere, ma anche le opportunità per trattarci al meglio e vivere meglio attraverso quello che abbiamo chiamato epigenetica, un rapporto sano.